che cazzo! Porca merda! Ho battuto Yormin gigante, signore e signori! Battaglia a tutti, ciurma, e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo episodio su Dark Souls. Mi raccomando ragazzi, continuate a sostenere questa serie lasciando un bel like. Per il prossimo episodio me ne lasciate almeno 30. Benissimo, l'ultima volta io vi avevo detto, ragazzi, se ho detto una cagata pazzesca ditemelo. Infatti, guarda caso, ho detto una cagata pazzesca, perché avevo detto che Yormin il gigante, pensavo di aver capito, fosse un boss tipo opzionale. Ma voi ovviamente mi avete detto: Giocherina, ma che cazzo stai a di? Yormin è un boss obbligatorio in quanto è un signore di tizzoni. E infatti, perché sono stupida, dopo alcuni di voi sono stati così gentili, quindi vi ringrazio, da spiegarmi precisamente come battere Yormin, dicendomi che non è poi tanto difficile, è solo una questione di rapidità tra virgolette. E appunto mi avete detto che serve questa spada qui, l'ammazza giganti, in quanto ha un attacco speciale che ci permetterà di uccidere abbastanza rapidamente Yormin. Per cui adesso tornerò al falò della capitale profanata e da lì, ovviamente come ho fatto le altre volte, tornerò fino alla coltre di nebbia del nostro caro Yormin. Ma non c'è un modo più rapido per arrivare lì sotto? Aspetta, forse me ne posso buttare qua? Wow! Da qui posso? Wow! Mazza, oh, quasi mi ammazza! La puta che ho spario! Minchia! Oh, oh, oh! Piano, 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 piano. Aspetta che forse ho trovato, cioè, tra virgolette, una mezza Minchia, vi odio. Scusate ragazzi, ma non ho tempo da perdere con voi omuncoli ridicoli, in quanto qui c'è il mio bellissimo Yormin che mi sta già aspettando. Quindi cioè, scusate se è poco. Ah, lì ci sono le mie anime. Le avevo anche dimenticate. Yormin, quanto tempo amico. Aspetta, vediamo se riesco a combinare qualcosa. Merda, c'ero, ce l'ho fatta. Il primo attacco perlomeno. Merda, già sei incazzato. Mia intenzione è farti arrabbiare. Vai, vai, Merda, è andata a vuoto. Porca miseria. C'ero lì, il secondo attacco. All'arrembaggio. È andato a vuoto. Vabbè, almeno ho capito come devo fare, insomma. Cioè, almeno quello. Siamo già a caricare il nostro primo colpo. No, porca miseria. Wow! Devo aspettare che si avvicinasse. Sono stata stupida. E lo ammetto, sono stata stupida. Dove vai? Che fai? Io non giochi a nascondino. Piano, 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 piano. Vai! No, merda! Minchia! Non me dà il tempo di respirare. Non c'è manco di farmi scappare una scorreggina. Niente. A sto punto ragazzi non so se vale la pena usare una brace. Non lo so. Sono pronta Yormin. Tu sei pronto? Sei pronto per ballare? Wow. Primo colpo è andato. Aspetta, se non c'ho stamina faccio ben poco. Oh, porca miseria. Bevi, bevi, bevi. Dai, 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 dai. Dai, mo. Wow, wow, wow. Ok, posso farcela. Vai! Boom! Ok, adesso più incazzato di prima. Piano, piano, piano. No, 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 no. Piano, bevi, 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 bevi. Oh, e che cazzo! Uno di voi mi ha detto che precisamente servono 5 di quei colpi per abbatterlo. Ero riuscita a piazzargliene 3. Yuhu! È tutto per te sto colpo. Ok. Minchia! Aspetta, 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 mi devo allontanare. Ok. Ce l'ho! No, porca merda! Ok, è andato il secondo, è andato! E con calma! Sto cazzo! Vai, vai, vai! Ok! Porca porca merda! Cazzo! No! Porca merda! Che palle! Vabbè.
Vabbè ragazzi, a sto punto direi che è il caso di usare una brace. Spero di non sprecarla. Ce l'ho carica. Ce l'ho carica. Ce l'ho carica. Tagliamo. Wow. È andato a segno. Meglio svignarsela. Mira lui, cazzo. Wow. Wow. Scappa, 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 scappa. Vai. Carica sto cazzo di colpo. No. Porca minchia. Troppo presto. Porca merda, sta mira del cazzo. No. Porca minchia. Se premo R3 per mirare a lui, non mira a lui e quindi mi confonde perché si sposta la telecamera. Porca pu... Troppo presto. Che veloce il pezzo di merda. Ok, almeno il secondo l'ho piazzato. Ok. Piazzalo, vai. Ok. Vai. Va, no. No. Vai, cazzo. Sì, cazzo. Ok. Ce l'ho fatta quando meno credevo di farcela, perlomeno quando meno mi aspettavo di farcela. Sono riuscita. Ho battuto Yormi il gigante, signore e signori. E accendi sto palo. Direi che è il caso di andare all'altare del vincolo. Caro il mio vecchio decrepito, buongiorno. Anima di Yorm il gigante, scudo di Yorm. Macete pesante di Yorm. Wow. Fatto sta che perlomeno almeno il macete ha due mani, credo di poterlo usare. Lo scudo no? Non so ragazzi, allora aspetto il vostro consiglio. Non so che fare dell'anima di Yorm, se prenderci appunto il macete o lo scudo. Voi che fareste? Mi consigliate per favore. Grazie. Questo? Unkindled are we, and fast on the trail of the lords absconded, then these red eyes are for you. What? Globo dell'occhio rosso. Use them to pillage embers and briefly heighten your strength for your duty. What else are unkindled ashes good for? Io direi prima di tutto di livellare. Non so a sto punto ragazzi se aumentare punti vita stavolta. Ah sì, dai, vado sulla vitalità, confermo. Forse ci arrivo con le anime che ho per livellare di nuovo, aspetta. Sì sì. Minchia, perfetto, posso livellare di nuovo. E stavolta penso proprio che aumenterò la forza. Ah, aspetta, no, mi mancano tipo, no, meno di 200 anime. Che sfiga. No, minchia, vabbè a sto punto, chi se frega. Magari riesco a livellare altre due volte anche sui miei dubbi. Quindi aumenterò la forza. Ah, e dopo mi mancheranno tipo meno di 2000 anime. Vabbè. Vediamo un po'. Offri cenere. Ah, bene, ho le cenere ricoperte di escrementi per te, vecchiazza. Passing fine ash thou. Grande valore, sono ricoperte di merda. This ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. Vediamo. Non ridere, perché devo decidere se c'è della roba che mi interessa o no. Sì, figurati, le armi sono sempre quelle due merde. Allora, una cosa che devo assolutamente comprare sono ovviamente le frecce, per forza. Allora, dopo aver fatto tutto sto bordello di roba, mi ricordo che avevo trovato una scorciatoia, però dove? Ok, da qui mi sembra che avevo aperto quella porta. Va bene. Allora, la porta era là sotto, se non sbaglio, è quella lì. Cerchiamo di evitare scontri, rompiscatole e passiamo di qua. Che tra l'altro io l'avevo trovata per immenso culo, perché stavo scappando da non so quanti mila nemici. Ecco, tipo quello. Oh no, cioè, è appena entrato uno spirito di non so che... Ah, è lì. La vedo difficile questa, ragazzi. Oddio, no, no, no. No, 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 niente incantesimi del cazzo, per favore. No, no, no! Minchia, pure questi no. Ci mancavano sti altri rompiscatole. Non ti passi. Non ti avevo visto, scusa, amico.
Dove è andato mo il tipo? Il tipo rosso, dove è andato? Eccolo lì. Sì. Ok, non usa solo magia 4 soldi però. Minchia! Che palle! Minchia! Spunta giusto dove stanno anche tra altri 3000 rompiscatole. Io le provo tutte, ragazzi. Gli haters mi dicessero quello che vogliono, non mi interessa. Le mie anime. Quella è la cosa che mi importa di più per adesso. Ok. Ma sti cosi congelati che sono? E dov'è il coso là, il tipo? C'ho bisogno di un'arma più veloce. Dov'è finito il tipo? Non appare più? Ah, scusa, non mi ero accorta di te. Perdonami, non voleva essere una mancanza di rispetto. Ok. Oh! Minchia, ragazzi, dovete smetterla di apparire e scomparire così, eh. Chi altro c'è qui? Non capisco perché non mi è ricomparso il tipo. Che sempre ricompaiono. Vabbè, io comunque ero venuta correndo da qua, me lo ricordo. Scappando come una dannata perché c'era quel cavaliere, quello grosso, che mi faceva un po' cagare addosso, sinceramente. Sì, perché è qui dietro il tipo. Adesso sì, me lo ricordo. Bene, allora torniamo su con molta calma. Vediamo qui nei dintorni cosa c'è. Bene, allora direi di andare di sopra. Ancora più su, andiamo. Niente, qua ci si butta di so... Ah, lì c'è un oggetto, aspetta, che forse non è raggiungibile dall'interno. Non è andato. Forza, ragazzi, che aspetto, dai, non mi fate scomodare. La riunione di famiglia proprio, eh? Madonna. Oh, piano però, una alla volta, ho detto. Oh, no, cavolo. Ok, e dopo ci sono quelli di sopra, credo. Oggetto, minchia, ste pillole blu. Ragazzi, non fate sorprese come al vostro solito, eh. Perché sono congelata? Che ho fatto? Cioè, lì c'era il gelo lì dentro. Ah, va bene. Ancora? E basta, non li rompo più i vasi. Non rompo più niente, va bene? È un modo per evitare che la gente vi rompa i mobili. Bene, ci siete riusciti alla grande. Minchia, questi che lanciano robe, mi hanno rotto le palle. Avete finito? Eh? Ok. Allora, aspetta, qui c'è una scarpa. Madonna, com'è buio là sotto. Yuhu. Signori, ok, questo era il balcone che si vede là sopra. Torniamo di sopra. Benissimo. Di qua invece chi ci sarà mai? Quello spiazzale là sopra non mi ispira niente di buono. Ho sentito già dei passi che non mi sono piaciuti. E là? Oddio mio! Merda! Merda, merda! Ci passi qua o... Sì, ci passi ancora. Ok, adios! Madonna mia, che facce! Oh, sai quanto grano mieti con quella? Un mucchio! Ehi! No, che palle questo! No, no! Ok, doveva arrivare anche il tuo turno, baby. Mi dispiace davvero molto. Qualcun altro che mi vuole impedire di salire queste benedettissime scale? Oddio, un'altra boss fight, no! Vai! Non vedevo l'ora, io stavo morendo dalla voglia di battermi contro un altro maledettissimo boss. Come se già Yorm non fosse bastato. Vediamo di qua, cosa c'è, cosa non c'è, qualcosa di utile, ma figurati, giocherino, attaccati alla cippa. Di qua? Che bell'albero. T'ho vista? È inutile che nascondi gli occhietti perché t'ho vista. Ah, scemo. Ah, sì, mi ricordo. Adesso mi ricordo. Ah, meno male, ho preso una brace, almeno ho recuperato quella che ho perso prima. Ammazza che mucchio di neve. Sì, mi ricordo qua. Qui pure è una specie di scorciatoia, credo, no? Eh sì, no, una specie di scorciatoia. E il falò era... Dov'era il falò? Non lo so. Eccolo qua, sì. È qui, perfetto. Ci siamo riusciti a aprirci anche un'altra scorciatoia. Per andare dritti dritti all'altro boss, che non ho la minima idea di che boss sia. Quindi a sto punto, ovviamente, giocherina andrà all'altare del vincolo a livellare di nuovo. Benissimo, stavo andando appunto convinta sulla forza stavolta. Anche se pure la tempra non sarebbe male. Ma sì, dai, vado sulla tempra questa volta. Quindi confermo. Mi ha aumentato anche la difesa, quindi meglio di così proprio si muore. Possiamo
di nuovo dirigerci alla chiesa di Yorshka per andare dritti dritti a quell'altro nuovo boss. Questo bellissimo cancello. Ah, ecco, sì, mi ero dimenticata che poi vi rigeneravate. Scusate, ragazzi. Mi butto direttamente nella boss fight, guardate. Vediamo di che si tratta. Sullivan, il gran sacerdote. Stava tenendo messa. Mi dispiace averla disturbata, mi scusi, Madonna, che spada che c'ha, Dio santo. Wow, veloce il figlio della mignotta. Ok, aspetta, con calma, con calma. Minchia, si sposta rapidamente sto stronzo. Merda. Ciao, sì. Oh, Madonna. Madonna. Niente, ragazzi, mi sa proprio che per quest'altro boss dovrò rimandare al prossimo episodio e arrivare più preparata psicologicamente, tra virgolette. Perché, cioè, continuare così direi che è inutile. Quindi penso che per oggi sia già stato tanto, che è riuscita a battere Yorm il gigante. Mi dispiace se questo video è durato poco, però ragazzi, io non sono il tipo che magari registra tipo 2 ore, riesce dopo 2 ore a battere il boss e carica il video intero di 2 ore senza fregarsene un cazzo. Non sono io il tipo, quindi preferisco che questo video duri poco ma che ci sia contenuto da guardare e poi continuare il prossimo episodio, piuttosto che continuare così senza combinare niente. Quindi niente, ragazzi, direi che questo video termina qui. Ricordo a tutti che ho una pagina di Facebook che trovate in descrizione, tutti i link dei miei social. Nient'altro da aggiungere, grazie a tutti, un saluto, un bacione, e a te, a tutti, ciurma, la giocherina, ciao.